Ciao, sono Alessio Marcato del Ristorante Darino. Il piatto che andremo a preparare oggi è un ottimo risotto e vi farò vedere i vari procedimenti per ottenere un ottimo risotto. Allora, prima di tutto prendiamo una casseruola e ci mettiamo un filo d'olio. Poi all'interno andiamo a mettere un pochino di aglio e una puntina di cipolla tritata. Poi della pancetta tritata e facciamo rosolare il tutto. Per pochi istanti, il tempo necessario perché la pancetta abbia preso calore. A questo punto andiamo a inserire il riso e lo facciamo tostare con gli altri ingredienti. Noteremo che il riso è tostato quando lo batteremo sulle pareti della padella e ci renderemo conto che il riso ha cambiato la sonorità. A questo punto andiamo a mettere del brodo vegetale all'interno e facciamo cuocere il riso per circa 7-8 minuti. Allora, intanto che cuoce il riso, vi preparo la fonduta. Così andiamo avanti. Allora, facciamo il cuocere il riso come abbiamo detto e in un'altra padella andiamo a mettere del pecorino grattugiato. Non ho deciso di mettere la panna perché comunque è un riso dove ha già la pancetta, ha comunque il pecorino per non renderlo troppo grasso. E comunque vedremo che anche dopo il riso lo andremo a mantecare con un pochino di burro. Allora, per preparare la fonduta bisogna prepararla a bassa temperatura, quindi il composto non deve sobbollire perché altrimenti il formaggio fila. Allora, come potete vedere la fonduta uno spettacolo, non ha un grumo, è bella liscia, questo è sintomo che la fonduta è venuta perfettamente. Ok, a questo punto ce la teniamo da parte e la lasciamo a temperatura ambiente. Riprendiamo il nostro risotto. Allora, questo risotto, che ormai ha trascorso all'incirca il suo tempo necessario, prendiamo le noci e andiamo a tritarle, non troppo fini. Poi prendiamo il nostro timo. Ora non mettetene troppo, però neanche poco. Quindi andiamo a prendere il timo. Una volta fatto ciò, prendiamo i due ingredienti e li inseriremo dentro il riso. Come vedete, il riso sta iniziando a prendere il brodo vegetale, quindi la cottura del riso sta procedendo. Ok, trascorso il tempo necessario, il risotto è pronto. Quando lo assaggiate e non sentite più l'anima all'interno, significa che il riso è pronto. Allora, spengete, mettete un cucchiaio di parmigiano, non troppo perché sotto abbiamo una fonduta al pecorino, e del burro. E andiamo a mantecare. Ok, a fuoco spento lo facciamo. Mettiamo la nostra fonduta al pecorino sotto, che come vedete si sarà rappresa, perché noi volevamo una fonduta ma che fosse a temperatura ambiente. Meglio addirittura se quasi fredda, perché avrà bisogno dello shock termico, questo riso, della fonduta al pecorino fredda con il bollore del risotto. Quindi andiamo ad impiattarlo e andiamo a mettere al centro il nostro risotto con pancetta, noci e timo e sotto la nostra fonduta al pecorino. Togliamo il nostro coppa pasta e come vedete una fogliolina di timo e come vedete il nostro piatto è pronto.